alle localizzazioni, per noi quando pensiamo al naso cervone di solito pensiamo sempre alla milza, quindi è una malattia della milza, ma ci tenevo a focalizzare l'attenzione oltre che sul lato destro, altre localizzazioni importantissime e ben descritta, però abbiamo anche sulle punte e potremmo dire muscolo, che sono importantissimi, e poi abbiamo fegato e poi in realtà una miscellanea di localizzazioni che, per le quali è molto difficile capire qual è la localizzazione primaria e quali sono le metastasi. Non si pensa che non siano delle forme simultanee, che ci sia qualcosa di primario, quindi ovviamente se io ho fegato iniziale, a mio piacimento posso decidere e inventarmi qual è stata la mia presa iniziale, però è molto difficile. Quando ho il fegato e milza, solitamente si pensa sia comunque la milza il tessuto di origine. Avevamo detto che può verificarsi una qualsiasi tessuto dell'organismo, questo è un caso di qualche mese fa, qua vediamo. Questa luce si potrebbe chiuderla, questa forse spara un po' sullo schermo, è quasi un po' così. Ecco, questo è un emaggio sarcoma congiuntivale. Quindi ci troviamo un nodulo rossastro apparentemente innocente e un emaggio sarcoma. La tendenza alla metastatizzazione è un altro dei fenomeni importantissimi di questo tumore. Sempre, costante, con l'eccezione di alcune forme cutanee e sottocutanee, forse di alcune forme oculari, le congiuntivali, le palpebrali, anche congiuntivali, ecco, queste sono delle forme che hanno minore tendenza, ma tutte le altre hanno una tendenza elevatissima alla disseminazione. Ad esempio, in quella lista c'erano le ghiandole surrenali, qua vedete, la ghiandola surrenale è sparsa. Immagini dici che ospita una metastasi di un emaggio sarcoma, in questo caso atriale. Questa è un'altra immagine in cui si vede la localizzazione splenica, in questo caso una massa piuttosto compatta, e la localizzazione epatica, questa è un'associazione piuttosto comune. Perché sono così predisposti alla metastasi? Abbiamo